Senta, però allora scusi, allora, intanto se c'è questo inciucio, un seminciucio, pare inciucio, Alfano che ci sta a fare alla fine? Cioè, con tutto il rispetto per la persona che ovviamente stimiamo tutti e due, però non si tratta qui di valutazioni personali, si tratta di valutazioni politiche. Cioè, un mandato al fine, cosa pensa lei che sia stato fermato, che alla fine, un po' l'ha già detto, di fatto si è bloccato di fronte a un'ANM così ostile, così corporativa, eccetera, o che alla fine viene neutralizzata la figura del suo ministero, perché alla fine era stato messo lì per quello, Beh, messo lì per o no? quello, ma Anche per quello. sì, ma voglio dire, tutta la nuova politica si era dichiarata come la nuova forza riformatrice, nel senso liberale democratico della giustizia. E quindi beh, se le cose continuano così, oltre a scadenze che sono mancate ormai come quelle Oggettive. che accennavamo, la nuova politica che sta rischiando di riprodurre la vecchia politica, dove il problema è si fanno le analisi corrette su come vada riformata la giustizia e quindi tutte le sue componenti, magistratura, anche avvocatura, le Esatto. strutture e via dicendo. Si apre un ampio dibattito, il più ampio possibile tra le forze politiche, ma se si vuole anche nella società cosiddetta civile, attraverso questo ampio dibattito si verifica quale sia il grado di consenso attorno a determinate soluzioni. Di fronte ad un consenso che non sia unanime, cosa che non è immaginabile, e con l'avversione dell'ufficialità della magistratura, la politica peraltro ha il dovere di decidere. La vecchia politica per anni ha subito una subalternità alla magistratura. La nuova politica si era dichiarata con una linea che volesse uscire da questa subalternità alla magistratura, che non è uno strappo, significa ristabilire i giusti rapporti e i giusti equilibri fra politica e magistratura, come fra politica ed economia, come fra politica e società e via dicendo. La vecchia politica aveva subito questa subalternità. Il grosso timore è che questo si stia riproducendo e che questa sia la ragione di questo blocco, oblio, non so come vogliamo chiamarlo, di riforme fortemente annunciate anche in loro specifici aspetti e ora, ormai da un po' di tempo, caduti in una situazione Senta, quando è che avete visto Alfano l'ultima volta? qualche mese fa, ma Sì. io avrei dovuto essere ricevuto la settimana scorsa, in effetti per un mio Ah, contrattempo quindi non c'entra Alfano. no, voglio dire, io il ministro Alfano ritengo di vederlo, di essere ricevuto abbastanza prossimamente. Siamo stati ricevuti dal presidente Fini, che si è dichiarato nel senso che occorre riportare all'ordine del giorno della politica, la riforma della giustizia. La prossima settimana sarò ricevuto dal Presidente del Senato, al quale esporrò, onorevole Schifani, senatore Schifani, al Senatore, sì. quale esporrò le medesime gravi Fini preoccupazioni. cosa le ha detto? Fini innanzitutto ci ha ascoltato con molta attenzione e con molto interesse.
E poi appunto ci ha detto che il dibattito che c'è stato in questo ultimo anno rende legittimo e doveroso che la riforma della magistratura ritorni all'ordine del giorno della politica. Quindi in questo senso appoggia la vostra, tra virgolette, questa istanza? Beh, diciamo, condivide un medesimo punto di vista. Tradotto in gergo povero, quindi aspettiamoci qualche buttata in senso positivo, ovviamente costruttivo, del presidente Fini, cioè non la dà per archiviata. Quindi sicuramente Fini diventa per voi, visto che riconosce questa importanza, un interlocutore di primaria importanza, no? Mi sembra logico. Riteniamo assolutamente di sì, ma come riteniamo che poi lo sarà il presidente Schifani. Noi abbiamo... Magari a Schifani interessa meno la riforma della giustizia. Beh, però come seconda carica dello Stato, come ruolo, certo. Come ruolo status, certo. Istituzionale, non può non interessarsi a che si rimetta in moto questa macchina della giustizia, della riforma della giustizia, quali che siano poi le riforme, certo. In concreto. Senta, DDL intercettazioni, che fine ha fatto? Morto? Ma se non morto, moribondo. Perché secondo lei? Perché probabilmente era stimolato soprattutto dalla grande preoccupazione fondata che aveva il ceto politico di tutelarsi da pesanti e illegittime invasività che veniva questo strumento. Oggi pare che la situazione in questi termini sia messa sotto controllo, e allora come, scusi professore? Beh, con un rientro nei ranghi dell'esternazione e dell'uso esterno dell'intercettazione. Grazie a chi? Alle procure? A chi? Ma credo grazie ad un self-control delle procure e dei giudici che erano i collaborati, che erano i principali collaborati, probabilmente non i soli, perché poi ci sono i cancellieri, ci sono i legali, certo. Che hanno in mano le cose, quindi come è stato provato in varie situazioni le responsabilità. Quindi l'ANM è possibile che si sia data una regolata, non lei in quanto associazione, ma che abbia dato dei messaggi. Nell'insieme, ma sì, comunque, cioè che nell'insieme questa cosa la politica sta vedendo che è rientrata, e quindi l'interesse per la riforma delle intercettazioni telefoniche è arenata. Noi ad esempio siamo intervenuti su vari aspetti. Sì. Questa riforma delle intercettazioni telefoniche, dicendo dove condividevamo e dove non condividiamo. Abbiamo ad esempio sottolineato un punto, sì? che come Unione Camere Penali avevamo dovuto registrare una sufficientemente diffusa pratica di intercettazione di comunicazioni fra difensore e imputato, del proprio assistito. E abbiamo sempre detto, e torniamo a ribadirlo perché siamo totalmente convinti della fondatezza di questa nostra affermazione, sì. Che è molto grave che si facciano intercettazioni non corrette che coinvolgono politici e poi queste siano esternate. Ma è molto più grave che si facciano intercettazioni illegittime tra avvocato e proprio assistito. Cioè dire, questo è il punto massimo di rottura di un sistema di legalità. Infatti abbiamo proposto un emendamento, una modifica della norma vigente perché renda deciso il divieto di questo tipo di intercettazione, ma anche questo aspetto è fermo
in attesa che le lungaggini dei lavori parlamentari non riprendano un abbrivio più.